testarda donna del sud. Una persona determinata, ecco, una persona che sapeva quello che voleva. Ricordo sempre al computer che batteva sui tasti, si attorcigliava i capelli in una mano. Pioniera, un'antesignana, insomma, del giornalismo di guerra, di battaglia, fatto dalle donne. Era molto femminile, molto più femminile della maggior parte delle donne, delle giornaliste che andavano a seguire, insomma, conflitti, che andavano al fronte. Era un inviato nato, era una giornalista semi. Dai piedi dell'Etna a Milano e da qui in Cambogia, Somalia, Ruanda, Bosnia, fino a quell'ultimo viaggio verso Kabul, il 19 novembre del 2001, viaggiare alla ricerca delle storie dei dimenticati ai margini del mondo per dare voce agli ultimi. Maria Grazia Cotugni era così. Questa era decisamente una parte del suo carattere, questa volontà di andare, scrivere, raccontare, usare le sue parole, usare il suo stile. Nel 62, mentre in Inghilterra i Beatles pubblicavano il loro primo singolo a Catania, nasceva Maria Grazia. Mamma Agata la ricorda quando già da bambina scriveva sui giornalini della scuola. Gli anni passano, la passione cresce, la marcia per diventare giornalista inizia al quotidiano La Sicilia e all'emittente locale Telecolor. Lei voleva stare dove accadevano i fatti. Quando ci fu la caduta del muro disse: io sono qua, vorrei stare là. Maria Grazia morde il freno e irrequieta, Catania le sta stretta. Alla fine degli anni Ottanta fa le valigie e si trasferisce a Milano. Qui lavora per il femminile della Mondadori 100 cose, ma la sua penna freme ancora e così la grinta la porta al mensile Epoca. Aveva una determinazione straordinaria, una caparbietà, un'insistenza. Dalla Cambogia al Congo, ad Epoca Maria Grazia inizia finalmente a fare quello che le piace, viaggiare e scrivere dalle trince del dolore. Lei aveva nella testa questo schema: se voi pensate che quello non sia un posto per donne, io sono pronta ad andarci a dimostrarvi che lo è come. A metà degli anni 90 Epoca va in crisi, ma lei non resta a guardare, parte ancora, segue un corso di peacekeeping e poi vola in Ruanda con le Nazioni Unite. È stato un percorso che si è conquistata giorno per giorno. Ha attraversato il deserto Maria Grazia prima di arrivare al suo obiettivo. Cioè, sai quelle persone la cui stanchezza si trasforma in fuoco, no? Io penso che fosse una persona così. Tornata dall'Africa, Maria Grazia si licenzia dalla Mondadori per una sostituzione al Corriere della Sera. È il sogno di una vita. Dopo un anno e mezzo di contratti a termine, finalmente l'assunzione definitiva in via Solferino. Quando stavo a Milano in redazione, aveva sempre continui malanni leggeri, psicosomatici, aveva sempre questa febbriciattola che la assediava. Bastava mandarla in qualche posto il più possibile pericoloso e le passava immediatamente tutto. Nei ricordi di chi l'ha conosciuta non c'è solo il suo lato tenace e coraggioso. Maria Grazia era sensibile, femminile, aveva un incredibile senso dell'umorismo. Così era molto divertente fare shopping con lei, anche perché si provava di tutto e poi se le cose non le stavano bene dichiarava uscendo dal camerino che i vestiti erano tagliati male. Si partiva, si tornava, c'era un caos totale e ricordo che lei ogni tanto diceva: voglio una moglie, quando si trovava appunto di ritorno a casa con montagne di vestiti da lavare, da stirare. Nel 2001, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, il Corriere la manda in Pakistan. Lei, redattrice semplice, inviata per seguire la guerra contro Al-Qaeda. Maria Grazia Cotugni da Peshawar per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawar si sta trasformando in una vera e propria retrovia della guerra. Dopo un mese e mezzo, con altri giornalisti, riesce a entrare in Afghanistan. Raggiunge Jalalabad in attesa di poter entrare nella sua Kabul, da poco liberata dai talebani. Kabul era la città che forse amava di più, di cui mi raccontava sempre. L'avevo soprannominata la regina del Kutulistan, era un modo per riconoscerle questo grande amore che aveva per questi luoghi.
Per raggiungere Kabul da Jalalabad si deve percorrere una strada sterrata, 146 km tra gole rocciose e tornanti ripidi, e una terra spesso dominata da banditi e assassini. Maria Grazia l'attraversa il 19 novembre del 2001, ma il suo viaggio si conclude vicino Sorobi, a 70 km dalla capitale afghana. Ho ricevuto la telefonata di un collega della France Presse che mi diceva se in Afghanistan avevamo una giornalista, una certa Maria. C'è stato un conflitto a fuoco, però ne sappiamo molto poco. Mi ricordo questa telefonata con Daniela Maui, che mi disse, ma è Maria Grazia. E fu un momento, forse il momento in cui tutte e due ci rendemmo conto che non l'avremmo più rivista. Io ricordo che insomma, i genitori erano nettamente convinti che Maria Grazia potesse essere ancora viva. Infatti noi quel giorno dopo uscimmo usando sempre i tempi al presente, quasi come una forma, diciamo, di ultima speranza. E quel giorno scrissi il pezzo più brutto della mia vita. Insieme a Maria Grazia sono stati uccisi anche il giornalista di El Mundo Julio Fuentes, suo caro amico Harry Barton e Azizullah Idari della Reuters. Maria Grazia non era un incosciente, non era su quella strada per amore del rischio. Lei è morta a 39 anni facendo solo il suo mestiere. Quello che Maria Grazia voleva fare era esserci, guardare le cose, vedere quello che stava succedendo. Oggi Maria Grazia riposa nel piccolo cimitero di Santa Venerina, in provincia di Catania, il paese d'origine della famiglia Cutugno. A disegnare la sua tomba è stato il fratello Mario. Si è ispirato anche così all'Afghanistan, questo monumento che è così semplice, è essenziale, rappresenta un po' questa terra che lei amava tantissimo. Una ragazza così innocente sia morta, ammazzata in quel modo orribile, stupido, manca una giornalista appassionata, manca una firma su questo giornale. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the heart.